Va bene, bentornati. Iniziamo con un saluto a tutti quelli che sono ancora in vacanza, che devono ancora tornare. E queste due settimane che ci rimangono le dedichiamo a fare un paio di esercizi di temi di esame completi. Quindi queste due settimane sono... non faremo nulla di nuovo, il programma l'abbiamo concluso a dicembre, ma ci esercitiamo solamente in vista dell'esame. Allora, magari prima di iniziare a entrare nell'esercizio faremo, come avevo già accennato nelle ultime lezioni di dicembre, i temi di esame punteremo su questi, quelli dell'ultimo anno essenzialmente, anche perché quelli dell'anno precedente ve li ritrovate se siete curiosi anche nelle video lezioni dell'anno precedente, cerco di fare così, così almeno li copriamo un pochino tutti. Quindi partiremo da quello del 21 giugno. Prima di entrare nel vivo dell'esercizio, due parole su come si svolge l'esame. Okay? Allora, beh, le date ovviamente le avete già viste, dunque non guardate le cose che non vi interessano, questo corso sono qui. No, i primi due appelli sono il 4 febbraio e il 28 febbraio. Non fate troppo caso alle aule che sono scritte qua. No, nel senso che, come sapete, l'esame lo facciamo insieme, primo corso, secondo corso, e useremo un numero di aule che dipende essenzialmente da quante persone sono prenotate. E quindi normalmente ci assegnano due aule per primo corso, due aule per secondo corso, quattro, di solito non abbiamo mai avuto bisogno, al primo appello solitamente siamo su tre aule, cose del genere. Allora, come funziona? 4 febbraio, la prenotazione scade il 1 febbraio. Voi aspettatevi per il 2 o il 3 al massimo un messaggio, una mail in cui vi diciamo come dividervi nelle aule. Ok? Quindi sarà uno di quelle o quelle delle altre, non importa, però non andate a cercare nelle aule che sono scritte lì, ma aspettate il nostro messaggio così vi diciamo esattamente in quale aula dovete andare. L'esame è uno scritto della durata di 2 ore, quindi uno scritto classico, portatevi i fogli su cui scrivere. Le domande frequenti sono: posso scrivere a matita? La risposta è sì. Poi però molti scrivono a matita leggerissimo e diventa difficile da leggere, quindi scrivere a matita sì, ma calca un pochino in modo che si legga, anche perché tipicamente a distanza di giorni, quando i fogli li fai scambiare, cioè li usi, li sposti eccetera, poi la matita tende a cancellarsi. Però lo potete fare, quindi non avete bisogno di ricopiare a penna ciò che fate, lo potete lasciare tranquillamente a matita. Durante la prova non si possono usare libri, testi o appunti, non che servano a un granché, perché specialmente si tratta di fare progetti. E per quanto riguarda, adesso a me, quello che un po' ci dispiace del farlo su carta è che per tutta la durata del corso ci siamo esercitati in laboratorio, e adesso purtroppo dobbiamo tornare alla cara vecchia carta e penna, però con questi numeri di studenti altrimenti dovremmo passare 4 giorni al lab con turni di 30 persone e sarebbe abbastanza ingestibile la cosa. Quindi nel disegnare su carta i diagrammi UML oppure i mockup cercate di badare soprattutto all'essenziale. Okay? Magari sai, se il programmista, immaginiamo soprattutto i mockup, no? Quando ti fa vedere, metti il mockup della finestra del browser con tutti i bottoni avanti e indietro, la casetta, eccetera, non perdete tempo, no, a fare queste cose. Cioè, basta un rettangolo e si capisce che quello è un browser essenzialmente, no? Quindi puntiamo alla sostanza. Per quanto riguarda, vabbè, i diagrammi delle classi, i diagrammi delle attività, già di per sé la notazione UML è abbastanza asciutta, quindi non c'è bisogno di semplificare ulteriormente. Direi che queste, diciamo così, sono le 4 informazioni essenziali, e la tipologia dell'esame già la conoscete e adesso lo approfondiremo ancora di più in questi due esercizi. Allora, iniziamo a tuffarci, no, in questo testo. Chiaramente ci occuperà
più della lezione odierna, ma questo è normale perché è un compito che normalmente, diciamo così, occupa, impegna per due ore filate, qua in cui dovremmo fermarci, commentarlo, farlo insieme, sicuramente ci impiegheremo grosso modo il doppio del tempo. Allora, questo tema gli diamo una veloce lettura insieme. Racconta di un'azienda che gestisce i semafori di una grande città, la quale vuole sviluppare un sistema di gestione delle segnalazioni dei guasti di questi semafori. Tipicamente sono le lampadine che si sono bruciate oppure altre cose. I semafori della città sono identificati da un codice alfanumerico, di cui qui c'è un esempio, un indirizzo, una posizione georeferenziata con latitudine e longitudine e al tipo di lampadine, che potrebbero essere le vecchie lampadine incandescenza oppure le nuove lampade LED, e l'eventuale presenza di un semaforo aggiuntivo per l'attraversamento pedonale, quindi o sono le tre luci oppure c'è le tre luci più l'omino che lampeggia, eccetera. Quando un cittadino, questa è l'informazione sui semafori, quando un cittadino vuole segnalare un guasto, si collega alla pagina web di segnalazione, inserisce il codice del semaforo, che in qualche modo troverà stampato da qualche parte, immagino, e conferma la posizione su una mappa della città che viene visualizzata dal sistema. La segnalazione richiede di specificare il tipo di guasto tra una serie di tipologie definite, predefinite, una breve descrizione ed il proprio, dell'utente, indirizzo di posta elettronica oppure numero di telefono che sarà utilizzato per confermare la segnalazione. Le segnalazioni vengono gestite dall'ufficio manutenzione, che le assegna a delle squadre. Ogni squadra, la cui composizione è fissa, comprende tre operai, dei quali il sistema mantiene i dati anagrafici e il numero di cellulare aziendale ad essi affidato, ai tre operai. Le squadre operano in diverse zone della città e l'assegnazione di norma viene fatta dall'ufficio alle squadre più scariche che operano nella zona della segnalazione. Quindi abbiamo i semafori che giacciono in alcune zone della città e delle squadre che lavorano in zone, e l'ufficio fa il matching tra la squadra che può andare a riparare quel semaforo. Il caposquadra quindi riceve una segnalazione che uno dei tre operai non c'è scritto prima, ma la squadra è composizione di tre operai di cui uno sarà il caposquadra. Riceve una segnalazione sul proprio telefono tramite una app che mostra l'elenco delle segnalazioni da risolvere. Dalla segnalazione egli può decidere di rifiutare la segnalazione, c'è un po' di ripetizione nel testo, scusate, o accettarla indicando un tempo previsto di risoluzione. In caso di accettazione viene inviato un messaggio al cittadino che ha segnalato il guasto con informazione sul tempo di risoluzione del guasto. Invece, in caso di rifiuto, l'ufficio dovrà contattare un altro caposquadra e il ciclo ricomincia. Quando una squadra si reca sul posto, quindi abbiamo la fase di segnalazione, la fase di scelta della squadra, la fase di accettazione della squadra, alla fine questo semaforo lo ripariamo. Quando una squadra si reca sul posto, tramite l'app conferma il guasto, eventualmente integra la descrizione, indica il tipo di intervento effettuato, ad esempio sul tipo lampadina, e alla fine dell'intervento conferma la soluzione del guasto. Dopo la risoluzione viene inviato un altro messaggio al cittadino dicendo che il guasto che si è segnalato è stato riparato. Alla fine di ogni trimestre il sistema permette all'ufficio promozione immagine di verificare quali utenti hanno effettuato più segnalazioni, in quanto essi verranno selezionati per un premio, il segnalatore del trimestre. E in questo testo veniva chiesto di produrre il modello informativo concettuale, diagramma delle classi, il modello di processo, diagramma dell'attività UML. Queste due domande ci sono sempre esattamente così. Quindi il modello delle classi e il modello dell'attività ci sono sempre, attenzione, riferite allo scenario di cui sopra. Quindi cerchiamo di rimanere fedeli allo scenario, nel senso di non allargarci troppo, altrimenti no, la cosa esplode di dimensione e di complessità. Ciò che, anche se ci sono dei passaggi che magari sarebbero logici, sarebbero normali, sarebbero importanti, ma non sono citati, non sono trattati nello scenario, lasciamoli stare. Quindi diamoci un confine.
E in questo caso i punti 3 e 4 variano, scusate, i punti 3 e 4 variano nei vari appelli. In questo appello viene chiesta la narrativa del caso d'uso relativo all'assegnazione della segnalazione alla squadra. Quindi per quanto riguarda i casi d'uso possono capitare due domande possibili. Una è, vi diciamo noi un caso d'uso, assegnazione della segnalazione alla squadra, e vi chiediamo di costruire la narrativa di quel caso d'uso, la descrizione di dettaglio, oppure vi possiamo chiedere di creare il modello dei casi d'uso a livello user goal, quindi tutti i casi d'uso possibili a livello user goal dello scenario precedente. Questo, però questo non è chiesto qua, no? Quindi se non è richiesto non dovete farlo. Poi, perché di solito qualcuno mi chiede sempre durante l'esame, ma devo fare anche il diagramma? No, perché non te l'ho chiesto. Come? Sempre il user goal, sì. E in questo caso qua la quarta domanda chiede di sviluppare i mockup relativi a tale caso d'uso. Chiaramente una domanda sul mockup può comparire solamente se c'è anche la domanda sulla narrativa, perché sennò il mockup sulla base di cosa lo fai. Quindi queste due in qualche modo vanno di pari passo. L'ultimo tipo di domanda, la sesta possibile che può capitare, è una domanda sui KPI, che tipicamente sarà formulata dicendo identificare i tre KPI più rilevanti per questo processo dal punto di vista di numero di attori. È una di queste. Sono sei domande possibili che possono capitare. Le prime due sono fisse, le altre due sono pescate a rotazione sulle quattro rimanenti. Poi il testo va avanti con una parte 2 che è composta da tre domande, più di teoria, diciamo. Sono sempre una domanda a risposta singola, una domanda a risposta multipla, potenzialmente multipla, okay? Quindi magari la risposta è una sola, ma potenzialmente più di una, e una domanda a risposta aperta. Allora, tanto per farvi i conti, la prima parte, quindi l'esercizio, vale 27 punti, okay? La parte 2, quindi le tre domandine, valgono 6 punti, 2 punti per domanda. Ok? La prima domanda è o giusta o sbagliata, ovviamente, quindi vale o 0 o 2. La seconda domanda può valere 0, 1 o 2, che tipicamente da 2 punti se è giusta, un punto se c'è un errore, cioè manca un elemento oppure è stato indicato un elemento di troppo, e 0 punti se ci sono da 2 errori in poi, 5 voci, 2 errori. E nella domanda 3, vabbè, si dà una valutazione da 0 a 2. Qui ci sono prestampate 5 righe, okay? Che è un suggerimento per essere sintetici e mirare al punto, okay? Non 50, o non allegatemi dei fogli, delle paginate, non scrivete piccolissimo per farci stare tutto. È una domanda, in questo caso, è come si indica il sistema, si sta specificando un diagramma di casi d'uso. Come si indica? Con un rettangolo all'esterno del quale stanno gli attori e all'interno del quale stanno i casi d'uso. Punto. A volte non ce la si cava semplicemente con una frasetta. Facce confuse, chiaro. Normalmente quel rettangolo lo omettiamo, lo sottintendiamo quando pensiamo che il sistema sia unico, però si può mettere e soprattutto lo si indica quando il sistema è fatto di più componenti. Se qualcuno qua si mette a spiegare che cos'è un diagramma di casi d'uso o altro, è tempo perso, per voi e per me, no? Non dà punti in più raccontare cose che non c'entrano con la domanda, no? Allora, se non sapete, non scrivete, no? A volte, soprattutto le domande sono del tipo perché, no? O perché una certa cosa è fatta in un certo modo, e invece di rispondere specificatamente al quesito, uno fa il contesto intorno, no? Cerchiamo di essere il più possibile, cioè così, mirati a ciò che viene chiesto. E poi in fondo, per comodità vostra, riportiamo il caso d'uso, il template del caso d'uso e il diagramma di KPI, che in realtà in questo esercizio qua non serve a niente, perché non vengono richiesti i KPI, però ce l'abbiamo nel modello Word, sempre così. Va bene, questo era solo... per quanto riguarda, visto che parlavamo di punti, dei 27 punti indicati, cioè utilizzati per valutare la prima parte, non sono ovviamente equamente distribuiti tra le quattro domande. Ci
sono domande che sono più impegnative e domande che sono più semplici. Per dirne una, il diagramma di casi d'uso di solito si fa molto più in fretta che non gli altri. Quindi appello per appello diamo un bilanciamento ai pesi delle varie domande che varia di appello in appello, quindi non sono direttamente confrontabili di un appello con l'altro. Chiaramente le domande che sono più pesanti, che richiedono più lavoro, avranno anche un punteggio più alto. Questo di solito tendo a deciderlo mentre correggo i compiti, anche vedendo quali difficoltà incontrate e fino a che punto non riuscite ad arrivare allo svolgimento dei vari compiti. Quindi diciamo che vanno dai 6 ai 9 punti per esercizio in modo variabile. Ok, questo è tanto per orientarvi, così vi sapete fare i conti. Ma veniamo al merito, che è la cosa più interessante. Allora, il primo punto ovviamente è la costruzione del modello concettuale, che è ciò che facevamo la prima settimana di corso, e dobbiamo identificare quelli che sono i concetti, le classi principali gestite da questo sistema informativo, che essenzialmente gestisce semafori, gestisce squadre e gestisce riparazioni, interventi. No, alla fine tutto questo sistema informativo serve perché ci sono degli interventi da fare. Questi interventi hanno un loro ciclo di vita, che parte da una segnalazione di un utente e poi viene invece riparato, cioè eseguita, preso in carico da una squadra che lavorano su un semaforo. Quindi questi sono, diciamo, i concetti chiave. Quindi a livello di diagramma delle classi, ingrandiamo un pochino come al solito, la classe imprescindibile ovviamente sarà quella del semaforo, intorno a cui tutto ruota e di cui conosciamo un certo insieme di informazioni, che mi dice che hanno un codice, che è la cosa più importante, l'indirizzo e la posizione. Quindi abbiamo un codice che è una stringa, poi possiamo avere un indirizzo che anch'esso è una stringa, una posizione. Allora, la posizione mi dice che è composta da latitudine e longitudine. Io qui potrei scrivere longitudine due punti double, latitudine due punti double, oppure potrei mettere ad esempio posizione due punti, scrivo GPS, per dire sono i dati ricavati dal GPS, dal posizionamento. Intanto non ci interessa lavorare sul singolo valore di latitudine o di longitudine. È indifferente, l'importante è che si capisca che quell'informazione è rappresentata in un qualche modo e che cosa è composta. E poi il tipo di lampadine e l'eventuale presenza del semaforo aggiuntivo. Quindi sono altre due informazioni puntuali del tipo lampadine, tipo lampade, può essere un booleano, falso se è, chiamiamole anziché tipo lampade LED, chiamiamole così. Quindi se booleano è vero vuol dire che le lampade sono a LED, se il booleano è falso vuol dire che le lampade sono a incandescenza. In questo caso sono due possibilità. E poi un altro attributo booleano che rappresenta invece il semaforo aggiuntivo. Semaforo pedonale, c'è o non c'è anche questo. Questa è una scheda di descrizione delle caratteristiche di ciascun semaforo. Poi quali altre informazioni abbiamo? Quindi qui abbiamo essenzialmente raccontato tutto ciò che è scritto in questo paragrafo di testo. Poi parla delle segnalazioni. Le segnalazioni di fatto fanno questa vita. Quindi innanzitutto si parte da un cittadino che segnala un guasto attraverso una certa procedura. Inserisce il codice, conferma la posizione su una mappa che viene visualizzata dal sistema. Allora questa parte qua
è una verifica che il codice inserito dall'utente sia corretto. La segnalazione quindi consiste nel codice del semaforo, quindi il semaforo, identificato, il tipo di guasto e una descrizione e l'indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono che sarà utilizzato per confermare la segnalazione. Quindi la segnalazione, partiamo così, come sempre, cominciamo a disegnare una classe e poi la facciamo evolvere. La segnalazione fatta da un cittadino sicuramente contiene l'informazione del semaforo rispetto al quale è fatta questa segnalazione, e quindi qua dobbiamo, questa informazione la presentiamo con una relazione tra semaforo e segnalazione, segnalazione relativa a un semaforo. Col mouse, relativa a un semaforo, e questa segnalazione contiene quindi la tipologia di guasto, la descrizione e poi dice il proprio indirizzo di posta elettronica o numero di telefono. Quindi cominciamo a scriverlo qua, poi ci ragioniamo. Email, due punti string, e telefono, due punti string. Allora ragioniamo sugli attributi di questa classe, che abbiamo semplicemente trascritto ciò che era scritto nel testo, riconoscendo che il codice del semaforo non è un campo da inserire, non è un attributo di segnalazione, ma è una relazione tra segnalazione e semaforo. Relazione la cui cardinalità chiaramente è 1 sul lato semaforo e molti sul lato segnalazione. Cioè un semaforo può essere oggetto di molte segnalazioni, una segnalazione invece è relativa a un ben preciso semaforo. Ci arrivo adesso. Quindi poi voglio ragionare su questi attributi. Allora, l'unico attributo di questi quattro di cui sono convinto è descrizione, perché è una descrizione testuale che l'utente può scrivere liberamente. Il tipo guasto invece non è la stessa cosa che descrizione, perché il testo dell'esercizio mi dice dunque dove è andato. Il tipo di guasto è un tipo tra una serie di tipologie predefinite, mentre invece la descrizione è una descrizione libera. Quindi sono entrambi, diciamo, delle brevi stringhe di testo, ma la prima deve essere diciamo, selezionata tra un insieme di scelte predefinite, mentre la seconda è libera e può essere inserita dall'utente. Allora, il fatto che questo tipo guasto debba appartenere a una serie di voci predefinite mi fa dire che non può essere un attributo libero di segnalazione, ma deve appartenere a una tabella, quindi ho bisogno di un'altra classe, che raccolga tutte le possibilità, tutti i possibili valori. Quindi questo attributo lo devo togliere dalla segnalazione, mettere in una classe tipo guasto, e questo attributo, cioè il nome, la descrizione di questo, va a finire in tipo guasto, e quindi ci sarà una relazione tra segnalazione e tipo guasto, che chiamiamo tipo, anche qua di tipo 1 a molti, cioè una segnalazione è relativa a un tipo di guasto, e un tipo di guasto può essere ovviamente applicato a molte segnalazioni. Questo è ciò che mi fa dire che il tipo di guasto non è un valore libero inserito all'utente, ma è un valore predefinito in questa tabella tipo guasto che li elenca tutti. Email e telefono. Email e telefono sono ovviamente informazioni che sono più relative all'utente che non alla segnalazione. Allora, qui abbiamo due possibilità di interpretazione del testo, realmente.
Nel senso che il testo non prevede, come è descritto il testo, non è descritto né previsto nessuna registrazione degli utenti, non si parla di utenti registrati, che poi possono fare segnalazioni, si parla del cittadino qualunque, si sveglia al mattino e può fare una segnalazione. E nel fare questa segnalazione gli si chiede di lasciare un suo recapito. Allora, noi possiamo fare due cose. O dire che essenzialmente questo sistema prende le segnalazioni e i recapiti del cittadino sono semplicemente un'informazione in più associata alla segnalazione, che ha l'unico scopo di mandare poi le notifiche, gli avvertimenti al cittadino sullo stato di avanzamento del lavoro, oppure in qualche modo implicitamente, quando vediamo una segnalazione, tra virgolette registriamo, ci salviamo quell'utente in una tabella a parte. Anche se non è una registrazione vera e propria, cioè vorrebbe dire fare una cosa di questo genere e dentro utente mettere email e telefono e non metterli più dentro segnalazione, però li lascio così possiamo ragionarci, e anche qua avere una relazione segnalazione fornita da un utente il quale può fare un certo numero di segnalazioni, almeno una, perché altrimenti non avrei i suoi dati. Quindi la possibilità è quella di cancellare i campi email e telefono da segnalazione, come voleva suggerire la vostra compagna, e metterli in una classe utente separata. Lo possiamo fare con l'avvertenza che quella classe utente ce la stiamo inventando noi. Nel senso che lo stesso utente oggi mi può dare l'email e domani decide di darmi il telefono. Perché il testo diceva che l'utente può lasciare l'email o il telefono. E quindi io non ho modo di sapere che è la stessa persona che un giorno decide di lasciarmi la mail e un giorno decide di lasciarmi il telefono. Per me sono sempre due riferimenti diversi, a due segnalazioni diverse, segnalatori diversi, di cui non ho la certezza, non è una, sai, quando mi registro un utente mi arriva la mail di conferma col codice eccetera, quindi sono relativamente certo dell'identità della persona, l'identità, non l'identità vera, ma della correttezza della registrazione. Qui invece no. Quindi lo possiamo fare se vogliamo, sta a noi poi dire, accorgersi, guarda, c'è una nuova segnalazione e casualmente il numero di telefono di questa nuova segnalazione è uguale al numero di telefono che avevo già visto in una segnalazione di 2 mesi fa. E allora mi vado ad agganciare allo stesso utente che mi ero salvato 2 mesi fa. Vale la pena o no? Allora, l'unico motivo che mi potrebbe dire no, ma è meglio cerchiamo di fare uno sforzo per cercare di identificare gli utenti ricorrenti è quella stupidaggine del premio che c'era in fondo. Quali utenti hanno effettuato più segnalazioni? Allora, come faccio a sapere quale utente ha effettuato più segnalazioni se non ho una fase di registrazione dell'utente? E posso andare a vedere se lui ha usato, non so, più volte la stessa mail. Poi se lui metà delle volte ha usato la mail, l'altra metà delle volte ha usato il telefono, è pirla lui, pazienza. Nel senso che non potrò sommare tra di loro le segnalazioni. Questo è un aspetto di ambiguità. Cioè non si capisce se sta roba, tu devi fornire i dati e poi fai le segnalazioni, e quindi tu sei registrato, poi fai le statistiche esatte, oppure un sistema molto più leggero, di segnalazioni aperte, e poi a valle di tutto questo si cerca di fare un minimo di sforzo per andare a risalire le persone. Però sappiamo che non lo potremo fare in modo preciso, in modo esatto. Quale sia il punto di equilibrio all'interno di questa ambiguità, in un caso reale dovremmo andare un attimo a alzare il telefono e dire senti, ma questa cosa qua non è chiara, proviamoci un attimo per decidere come farla. Nel caso dell'esame ovviamente non è che possiamo metterci a fare queste cose,
e quindi la regola generale è ovviamente dove un testo si può interpretare in più modi, scegliete voi. Scegliete voi quello che preferite. E se non sapete quale preferire, preferite il più semplice. Sempre. Più semplice che incasina di meno modello e che ci mettete meno tempo a risolvere. Ok? Dove in questo caso andavano bene entrambe le soluzioni. Quindi ho email e telefono dentro segnalazione dicendo questi sono dati aggiuntivi che possono esserci, non esserci, ma di per sé non qualificano un utente vero e proprio. Oppure il sistema fa uno sforzo per riconoscere utenti ricorrenti dal fatto che hanno indicato l'email e il telefono, lo stesso email o lo stesso telefono nella segnalazione. E quindi in questo caso ci sarebbe la classe utente, ma non questi due attributi. Quindi adesso a livello di disegno la lasciamo così, però la soluzione è o questi o quest'altra classe, scegliete quello che volete. Segnalazione. Adesso questa segnalazione viene presa in carico. A un certo punto comincia a esserci, finisce il lavoro del cittadino e comincia il lavoro del sistema. Le segnalazioni vengono gestite dall'ufficio manutenzione che le assegna a delle squadre. Ogni squadra che è composta da tre operai, eccetera, eccetera. Allora, qui abbiamo dei concetti che sono la squadra, perché devo sapere, data una segnalazione, se a questa segnalazione è già stata assegnata una squadra o no, e se sì, quale squadra. Gli operai, perché voglio sapere da chi è composta questa squadra, perché conosco anche dei dati di questi operai. Mentre invece l'ufficio manutenzione non è da rappresentare. Questo lo useremo quando faremo poi il diagramma delle attività, perché è colui che svolge le operazioni. Mentre invece l'operaio non si collega al sistema, solamente il caposquadra. Ma sull'ufficio manutenzione è uno solo, non abbiamo nessuna informazione da rappresentare, è implicito che sia lui che assegna le squadre. Ok, quindi non c'è nessuna informazione legata all'ufficio manutenzione. Questo è un attore del sistema, ma il sistema non ha bisogno di rappresentare dati o informazioni a proposito di questo ufficio manutenzione, soprattutto perché è uno solo. Se ci fosse scritto ci sono tre uffici manutenzione e quindi uno di questi tre uffici assegna la squadra, allora mi potrebbe interessare sapere quale degli uffici ha assegnato la squadra. E allora mi serve rappresentarlo. Ma in questo caso no, perché vuol dire che ogni volta che una squadra è assegnata da sempre dallo stesso ufficio. E quindi è un'informazione che può essere tranquillamente sottintesa. Quindi come minimo abbiamo questi altri due concetti che sono la squadra e l'operaio. La squadra è composta di tre operai, di cui uno è il caposquadra. Quindi possiamo rappresentare il fatto che la squadra sia composta di tre operai e mettiamo una relazione di composizione, una relazione con classe di associazione composta e l'attributo è caposquadra boolean, ad esempio. E questa relazione ha una cardinalità 3 sul lato degli operai e 1 sul lato della squadra. Sì. Ho due relazioni diverse. Sì. Questo è un modo per dire che la squadra è composta da 3 operai. Poi di ciascun operaio so se lui è capo squadra oppure no. In realtà questa modellazione non è a prova di bomba, perché in teoria non mi impedirebbe di dire che per quella squadra il primo operaio è il capo squadra e il secondo anche lui è il capo squadra. In questo modo non è perfetto. Se uno volesse
diciamo così, forzare questo vincolo, che assolutamente non posso indicare più di un caposquadra per ogni squadra, potrei usare due relazioni. Una è operai, squadra composta da operai con cardinalità 2, e l'altra relazione è squadra composta da caposquadra con cardinalità 1. Quindi io posso andare da squadra operaio attraverso la relazione caposquadra con cardinalità 1 e mi porta all'operaio che farà il caposquadra, e altre due volte attraverso la relazione composta da operai, che mi porta sempre agli operai, ma so che questi non sono, sono i componenti della squadra e non il caposquadra. Che è un, se vogliamo, una precisione in più, volendo. Degli operai cosa sappiamo? Sappiamo dati anagrafici, numero di cellulare. Quindi dati anagrafici saranno nome. Nome, cognome. Cognome. Cellulare. L'altra alternativa possibile ancora sarebbe mettere questo booleano caposquadra dentro l'operaio, come attributo di operaio. È equivalente ad averlo come classe di associazione, perché qui essendoci una cardinalità pari a 1, avere un'informazione sull'associazione o averlo sulla classe di destinazione è equivalente, no? Sulla squadra, della squadra cosa sappiamo? Della squadra sappiamo nulla, se non la sua composizione, e il fatto che operano in diverse zone della, della città. Quindi c'è un concetto nuovo di zona, che ci dice che abbiamo delle squadre, abbiamo delle zone, e poi quelle squadre operano nelle zone. E quindi lo modelliamo semplicemente con una relazione molti a molti tra squadra e zona. Una zona può essere servita da più squadre e una squadra può operare in più zone. Non sappiamo quali informazioni abbiamo a disposizione per ciascuna zona, ma in qualche modo dovranno essere legate alla posizione del semaforo. Quindi, se vogliamo, da qui in poi sto speculando, sul testo non c'è scritto, possiamo dare alla zona un nome. Zona centro, zona Costa Francia, zona Murazzi, chiamiamola come volete, tanto per conoscerla, perché altrimenti avere solamente zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 è poco leggibile. E poi dovremo avere in qualche modo per legare la posizione dei semafori alla posizione delle zone. Perché quel semaforo che si è rotto qua in Costa Duca degli Abruzzi, a quali squadre potenzialmente dovrò affidare la riparazione? Alle squadre che tra le proprie zone di servizio operano nella zona che contiene, guarda caso, proprio quel semaforo. Allora, un'informazione che sarebbe utile, direi essenziale, è sapere non solo le squadre in quale zona operano, ma anche i semafori in quale zona risiedono, in quale zona si trovano. Ma questo lo possiamo fare in modo complicatissimo, definendo, che ne so, il poligono che descrive la forma della zona con le sue coordinate, oppure molto più semplicemente dicendo: ok, dato un semaforo, ti dico in che zona si trova. Con una relazione che parte dal semaforo, arriva alla zona, situato, semaforo è situato, cosa ho scritto qua, in una certa zona.
e questa è una relazione con cardinalità 1 rispetto a zona, perché il semaforo è fermo, non è che può andare a spasso per le zone, e molti sul lato semaforo. Quindi in questo modo, quando il cittadino mi manderà una segnalazione relativa a un semaforo, quel semaforo identifica univocamente la zona in cui si trova e dalla zona posso trovare quali siano le squadre tra le quali scegliere chi dovrà andare a fare l'intervento. Le squadre plurali, perché quella zona può essere servita da più squadre. Poi dopo c'è un'ottimizzazione di secondo livello che il testo dice che devo scegliere la squadra tenendo conto di quelli che sono più vicini e anche quelli che sono meno impegnati, eccetera. Queste sono informazioni che non sono legate staticamente all'assegnazione zona squadra, ma dobbiamo capire come rappresentare il fatto che una squadra sia libera o impegnata. Allora, finora abbiamo le due metà, gli utenti che segnalano e le squadre che sono pronte. Adesso in avanti c'è la fase di dobbiamo modellare le informazioni che servono nella fase di assegnazione e di esecuzione dei lavori. Quindi vuol dire che a un certo punto una segnalazione viene assegnata ad una squadra. Mi faccio solo spazio qua sotto. Una segnalazione viene assegnata ad una squadra. E quando viene assegnata questa squadra, la segnalazione poi avrà un suo ciclo di vita, cioè viene presa in carico, accettata, completata. Il testo dice che la squadra conferma l'esecuzione dei lavori, specifica di cosa consisteva il guasto realmente, eccetera, eccetera. Quindi queste sono informazioni che possono stare in un'altra classe chiamiamolo affidamento, l'affidamento di una segnalazione di una squadra. Allora, una segnalazione nasce non affidata a nessuno. Poi, se le cose vanno a buon fine, viene affidata ad una squadra. Quindi, questa classe affidamento ha una cardinalità pari a 0,1 rispetto a segnalazione. Prima o poi speriamo di riuscire ad affidare ad una squadra e quindi avere poi l'informazione di quale squadra è stata affidata. Quindi, diamo i nomi a queste relazioni. Segnalazione. Qui la chiamiamo segnalazione affidata ad un affidamento un po' brutto da leggere, affidata 0,1, cioè affidata sì o no, e dall'altro lato questa cardinalità è esattamente uguale a 1, perché una volta che è un affidamento a una squadra, questo affidamento è relativo a una ben precisa segnalazione. Qui stiamo ignorando il fatto che potrebbero esserci 5 cittadini diversi che mi segnalano lo stesso guasto. E quindi magari ho un affidamento unico che va a coprire le segnalazioni di utenti diversi. Il testo non ne parla, sarebbe logico tenerne conto, il testo non ne parla, facciamo finta che non esista. E questo affidamento è fatto a una squadra. Quindi ho identificato una squadra ben precisa e questa squadra ovviamente potrà ricevere nel corso della sua vita molti lavori affidati. Affidamento, incarico. Chiamiamo incarico questa. Si incarica una certa squadra. Allora, io qua ho inserito una classe intermedia,
anziché una relazione uno a molti, perché tu se andate a guardare questa classe intermedia, per ora non ha informazioni, e quindi è come se dicessi che una squadra è incaricata di molte segnalazioni, o che una segnalazione è affidata ad una squadra. Qui, come al solito, vedete gli uno sono gli estremi delle due relazioni, quindi il tipico lavoro della classe intermedia che si mette in mezzo, prende due da una parte e dall'altra e dice: io vi collego. Però abbiamo delle informazioni da inserire qui dentro. E quindi ho preferito fare una classe vera e propria anziché solo una relazione uno a molti tra segnalazione e squadra. E che informazioni dobbiamo inserire? Beh, il capo squadra riceve una segnalazione sul proprio telefono tramite un'app che mostra l'elenco delle segnalazioni da risolvere, e dalla segnalazione egli può decidere di rifiutare la segnalazione o accettarla. Allora, questo vuol dire che dal punto di vista della squadra lui in qualche modo ha due elenchi in testa nel sistema: uno degli affidamenti che gli sono stati fatti, dati, proposti, ma non ha ancora accettato, e l'altro elenco è quello degli affidamenti che gli sono stati proposti ed ha già accettato, che sono due cose diverse. Deve distinguerli, no? Non può riaccettare una cosa che ha già accettato oppure non accorgersi che gli è stato proposto un nuovo affidamento. Questo come lo posso rappresentare? Lo posso rappresentare con un semplice attributo dell'affidamento accettato boolean. Quindi, cosa fa il sistema informativo? Quando c'è una segnalazione e la vuole affidare a qualcuno, sceglie la squadra e crea un nuovo affidamento per quella squadra con accettato falso. Io te lo do, te lo affido, ma non hai ancora accettato. Se poi il capo squadra accetterà, allora semplicemente questo accettato da falso diventa vero e diventa sua questo affidamento. Altrimenti, se il capo squadra dovesse rifiutare, allora il sistema dovrà dare l'incarico a una squadra diversa, quindi cancella quell'incarico alla squadra 1 e lo dà alla squadra 2. Sempre in stato non ancora accettato, così via. Quindi io qua ho usato l'1 qua sotto come cardinalità verso squadra per dire affidamento è una squadra solo per voi. Magari ne provo di più, ma quando provo la seconda cancello la prima. Questo non mi permetterà più tardi di fare, dovessimo fare il KPI, no, di capire quanti tentativi devo fare prima di trovare una squadra. Perché se ho fatto 6-7 tentativi non me lo ricordo, perché ho solamente l'unica informazione, una, della squadra che ha accettato. Vabbè, pazienza, non me lo chiedono, non lo faccio, altrimenti ci sarebbero molti, no? Come attributo. Dice, ho provato su più squadre e l'ultima ha accettato, quelle precedenti no. Sì. Sì. Qual è il senso di mettere quell'attributo accettato? Allora, tu mi chiedi, se mi ricordo a lungo termine solamente la squadra che ha accettato, cosa mi serve questo attributo? Perché la squadra che accetterà, la risposta è che la squadra che accetterà potrebbe non aver ancora accettato. Io adesso alle 15.30 dico, quella squadra 1 deve fare questo lavoro. E quindi do un incarico, un affidamento alla squadra 1, ma non posso dire che abbia già accettato. Poi tra 10 minuti accetterà, allora lo metto vero. Però devo distinguere il fatto che l'ho proposto rispetto al fatto che loro abbiano già accettato. Poi altre informazioni sono il tempo previsto di risoluzione. Il tempo previsto di risoluzione, quindi è qua, tempo previsto, inventiamoci un tipo time, e poi in caso di accettazione viene inviato un messaggio al cittadino che ha segnalato il guasto con informazioni sul tempo previsto di risoluzione del guasto. In caso di rifiuto invece passiamo ad altra squadra. Quando la squadra si reca sul posto tramite l'app conferma il guasto,
Quindi questa è un'altra informazione. Questo guasto è stato confermato o no dalla squadra? Questa è un'altra informazione che mettiamo qua. Confermato. Anzi, siamo guasto confermato, se no non si capisce cos'è. Boolean. E poi eventualmente integra la descrizione e indica il tipo di intervento effettuato. E alla fine dell'intervento conferma la soluzione del guasto. Allora, aggiungiamo ancora quindi descrizione. Poi può avere a indicare, come dice lui, il tipo di intervento effettuato. Che è un'altra stringa. E alla fine dell'intervento conferma la soluzione del guasto. Risolto. Sì, no. Poi vediamo se questo sì, no ci piace o no. Dopo la soluzione viene inviato un altro messaggio al cittadino. Allora, facciamo ancora un po' di spazio per far stare tutte queste classi. Quindi questa classe affidamento via via si popola di informazioni aggiuntive man mano che la riparazione procede. A un certo punto, quando viene indicato risolto, quell'affidamento è chiuso dal punto di vista della squadra, ha fatto tutto ciò che doveva. Allora, attraverso questo possiamo anche immaginare come il sistema informativo dovrà gestire la scelta della squadra. Il test cerca di scegliere le squadre vicine e più scariche di lavoro. Allora, le squadre vicine ce l'abbiamo perché abbiamo la zona in cui si trova il semaforo e quindi le squadre che operano in quella zona. E poi per ciascuna squadra possiamo andare a vedere quali sono gli affidamenti che questa squadra ha già accettato ma non ancora risolto. E quella è la sua coda di lavoro. Quanti affidamenti ho già accettato, quindi accettato true e risolto false. Quello mi dà il carico di lavoro istantaneo in quel momento lì di quella squadra. Se la vado a vedere un momento dopo, può essere cambiato, perché ha avuto nuove proposte oppure ha terminato la lavorazione precedente. Questi passi, accettato, confermato, risolto, sono dei flag che stiamo usando come variabili booleane per ricordarci in qualche modo lo stato di avanzamento della riparazione. Posso andare bene così? Un altro modo di rappresentare queste cose non è con dei booleani ma con delle informazioni temporali, dei timestamp, giorno, data e ora. Quindi, accettato sì, ma quando? A che ora? Questo confermato che vuol dire che sei arrivato sul posto e hai iniziato la riparazione? Sì, ok, ma quando? Quindi, queste operazioni qua che mi dicono se sono arrivato a un certo punto, le posso indicare con booleani, ma spesso le posso anche indicare come data, ora, timestamp. A che cosa mi serve indicare come data ora? Mi servirà eventualmente, sempre quando vado a fare KPI, a capire quali sono i ritardi, il lead time, il tempo di esecuzione dei lavori, l'utilizzo delle risorse e così via. Perché non solo saprò che quella squadra ha risolto, non so, 5 guasti in giornata, ma che la risoluzione di quei 5 guasti ha richiesto 2 ore ciascuna, quindi 2 per 5 ha lavorato 10 ore quel giorno. Diverso è risolvere 5 guasti che hanno impegnato solamente 5 minuti ciascuno. Allora vuol dire che l'utilizzo della squadra nella giornata è stato basso. Magari non per colpa loro, perché non c'erano segnalazioni, ma magari riallochiamo la squadra in modo diverso. Okay? Ai fini di quanto ci serve, cioè seguire il processo va benissimo, sapere se è stato accettato o no, se è stato riparato o no, eccetera.
ma ai fini di un'analisi di controllo, diciamo così, a livello gestionale, e quindi sicuramente se nell'esercizio fossero richieste dei KPI, io qui ci avrei messo timestamp o date time, chiamatelo come volete, un tipo di dato. Ok? Come commento su questa. L'altro commento che mi sento di fare su questa è che io non ho messo, e voi non metterete mai, qualcosa come operaio conferma affidamento. Cioè, il testo, attenzione alle frasi che leggiamo, tramite l'app il soggetto della squadra conferma il guasto, il caposquadra soggetto riceve la segnalazione, egli può decidere di rifiutare la segnalazione. Allora, se vi viene la voglia di mettere una relazione tra caposquadra, operaio e segnalazione con scritto rifiuta la segnalazione, fatevi passare questa voglia. Oppure la squadra integra la descrizione. Allora, queste sono tutte azioni compiute da qualche attore del sistema che hanno come effetto aggiornare le informazioni dell'affidamento. E dice, sì, però è il caposquadra che ha accettato, quindi devo mettere una relazione tra l'operaio e l'affidamento con scritto accetta. No, questa informazione ce l'ho già, perché una volta che l'accettato è true, vuol dire che questo è stato accettato da chi? Conosco la squadra, conosco il caposquadra di quella squadra, è lui per forza. Non ho bisogno di una relazione in più che dice chi ha fatto quell'azione o tiene traccia una seconda volta di quell'informazione. Ok? Quindi cerchiamo sempre di distinguere l'informazione su chi compie le azioni, che sarà preziosa quando faremo il diagramma delle attività, per dire a un certo punto chi deve andare avanti per fare una certa azione, rispetto a qual è l'effetto di questa azione. L'effetto di questa azione è quello di far passare questo affidamento dallo stato di non accettato allo stato di accettato. Mi interessa che sia stato fatto? Sì, vero o falso? Mi interessa quando è stato fatto? Se sì, metto un timer, porto di un boolean. Mi interessa chi l'ha fatto? Sì, ma lo so già, perché l'unico che poteva farlo era il caposquadra di quella squadra, quella singola a cui l'affidamento era stato dato. Quindi non è un'informazione che devo aggiungere, quell'informazione ce l'ho già, anzi a monte devo avere quell'informazione prima di avere la risposta, perché devo io sapere chi può rispondere. Ok? Dunque, poi non so, vediamo se ci manca altro, tutti questi messaggi al cittadino inviati non compaiono da nessuna parte, sono dei messaggi fissi in cui alla fine dici a tal ora ho riparato il semaforo tal dei tali. Non mi sembra neanche il caso di indicare qua dentro l'affidamento degli ulteriori variabili che mi dicano messaggio inviato, messaggio non inviato. Cioè, quando lo invio contestualmente. Nel momento stesso in cui la squadra accetta, mando il messaggio accettato. Non ci sarà mai il caso in cui io so che il guasto è confermato, ma non lo dico ancora al cittadino, perché non... Perché? Quindi questa variabile in realtà ha una doppia valenza. Il guasto è stato confermato e il cittadino è stato avvisato, lo faccio insieme le due cose. Quindi non mi serve separarlo. Quindi tutte queste parti qua sul cittadino non mi danno nessuna richiesta in più per quanto riguarda il diagramma delle classi. Il discorso dei premi, vabbè, questo è facile perché lavora tutto su questa relazione qui. Utente, quante segnalazioni ha fatto in un determinato trimestre? Ecco, magari una cosa che manca, mi sono accorto adesso, se lavoriamo sui trimestri, è la data della segnalazione. Quindi la segnalazione è stata fatta quando? In una certa data. Se avessimo messo l'asse utente separata e avessimo messo i due attributi che erano
se non avessimo messo la classe utente separata, ma avessimo tenuto la mail e il telefono in questa classe, vuol dire che alla fine del trimestre il sistema informativo dovrebbe fare un pochino di lavoro in più, no, farà una query per dire quali sono i numeri di telefono diversi tra di loro che sono stati utilizzati e qual è quello che è più frequente. Quindi anziché il lavoro di, diciamo così, riconoscimento dell'utente, lo possiamo fare, se abbiamo questa classe, di volta in volta man mano che arrivano le segnalazioni. Se non abbiamo voglia di creare questa classe, lo faremo a fine trimestre, in cui faremo un po' di analisi. Però le informazioni sono le stesse, quindi non... E la data in ogni caso sta nella segnalazione, non nell'utente. Ok. Salviamo questo file. Chiamiamolo esame semafori. E questo per quanto riguarda, direi, il diagramma delle classi è tutto. Cominciamo a pensare al diagramma delle attività. Ah no, scusate, l'ultima cosa che volevo dire. Queste due classi le ho progettate come separate. In realtà hanno una relazione che è praticamente 1-1. Quindi si sarebbe potuto anche fare una classe unica segnalazione che aveva a questo punto una serie di attributi che venivano riempiti nella fase di segnalazione iniziale da parte del cittadino e una serie di altri attributi che inizialmente erano opzionali, vuoti, e che si sarebbero riempiti via via nello stato di avanzamento. Ok? Mi pare più chiaro così, tenere separate queste due fasi, però dal punto di vista della rappresentazione dell'informazione, visto che c'è un 1-1, possiamo anche condensare in una tabella unica, in una classe unica, con l'accortezza che, visto che questa cardinalità è 0-1, tutti questi attributi dobbiamo ricordarci che sono facoltativi, ma già lo sono qua, perché io l'intervento effettuato string non ce l'ho fino a quando l'intervento non sarà stato concluso, risolto questa informazione. Quindi è un posto che ho per un'informazione. Questa informazione non arriva nel momento in cui creo l'affidamento, arriverà solo qualche ora dopo. Sì. Squadra e c'è quel lasso di tempo. Allora, noi qua riusciamo a sapere se la squadra è stata affidata, proposta, quindi abbiamo creato un affidamento, e nel momento in cui lo creiamo per noi è un affidamento non accettato. Poi, prima o poi, il capo squadra risponderà, presumiamo sì. Se ho capito bene la domanda è: ma io come faccio a sapere se il capo squadra ha ricevuto la richiesta? E non lo so. Non lo so perché io ho mandato, cioè, per carità, o facciamo un meccanismo alla WhatsApp con la spunta blu, no? In cui l'applicazione che gira sul dispositivo del capo squadra informa il sistema informativo dicendo ok, il messaggio è stato ricevuto, il messaggio è stato visualizzato, eccetera, allora in questo caso potrei aggiungere queste informazioni aggiuntive. Ma altrimenti ho un'applicazione che è il sistema informativo centrale che manda all'app una notifica, un'informazione del tipo c'è una nuova segnalazione, ma magari in quel momento il capo squadra è annegato così nei cavi perché sta cercando di cambiare un connettore dentro un tombino e di sicuro in quel momento non sta prendendo l'applicazione. Quindi è normale che lui magari la andrà a vedere in un secondo momento. Mi interessa
dal punto di vista del gestore del processo, sapere l'istante in cui l'ha vista, o mi interessa sapere se ha risposto o no? Ma se mi interessasse devo complicare il sistema informativo per gestire anche questa parte, e poi nel diagramma del processo dovrò fare vedere questi scambi di informazioni. Altrimenti per ora ho un'informazione molto semplice: il sistema manda all'applicazione l'informazione che c'è un nuovo affidamento e l'applicazione dirà al sistema il caposquadra accettato, il caposquadra non accettato. Cosa succede nel frattempo è una questione interna all'applicazione. Dimmi. Sì. Sì, esatto. Allora io cosa faccio? Lascio accettato falso e cambio la squadra incaricata. Affidamento, incarico squadra 1, accettato falso. Il capo squadra della squadra 1 mi dice rifiuto. Io sistema informativo ricevo questa informazione, rifiuto, poi lo faremo nel diagramma delle attività. E allora che cosa faccio? Allora scelgo un'altra squadra. L'affidamento rimane lo stesso. Se ti senti più tranquilla dal punto di vista etico, lo cancelli e ne crei un altro che contiene sempre la stessa informazione, cioè accettato falso. Allora, questa cardinalità qui o qui, a seconda di dove la vogliamo vedere, ti serve maggiore di 1 solamente se ti vuoi ricordare degli affidamenti che sono stati rifiutati. Okay? Allora in quel caso ti servono tutti, perché allora a questo punto aggiungerei anche un campo qua del tipo accettato sì no, rifiutato sì no, perché a quel punto avrei 3 condizioni. Non so ancora, ha detto sì, ha detto no, e quindi mi servirebbero 2 variabili booleane. In questo caso quando dice no, butto via tutto e faccio un altro tentativo con un'altra squadra. Prego. Allora, abbiamo ancora 5 minuti per iniziare, se non ci sono altre domande sul diagramma delle classi, il diagramma delle attività. E innanzitutto ci possiamo cominciare a chiedere chi sono gli attori principali e quanti processi faremo. Chi sono gli attori di questo sistema? Chi lavora sul sistema? Innanzitutto questo sistema è fatto di 2 parti. Il sistema centrale, diciamo così, basato sull'interfaccia web, e l'app che ha in mano la squadra sul campo. Sul sistema centrale lavorano i cittadini che fanno le segnalazioni e l'ufficio manutenzione. In fasi diverse, mentre invece sull'applicazione mobile lavora solamente il caposquadra. Quando qui dice una squadra si reca sul posto, non è la squadra, sarà ovviamente il caposquadra che conferma il guasto tramite l'app. Poi volendo c'è un altro attore del sistema informativo centrale, che è questo ufficio promozione immagine, che trimestralmente si sveglia, non ha fatto niente per 3 mesi, si sveglia e dice andiamo a vedere chi dare il premio, no? Però questo, sicuramente questa parte è un processo a parte, perché è una tempistica data dal calendario e che non c'entra nulla con la tempistica delle segnalazioni e delle riparazioni. Quindi un sistema centrale che vi posso immaginare modellato attraverso un processo per le promozioni immagine sotto, va bene, e 1 o 2 processi per gestire il flusso delle riparazioni. Potrebbe essere un processo per la segnalazione con la gestione dell'utente e un processo per l'incarico, no? Che è quello gestito dall'ufficio, ma in realtà potrebbe essere un processo solo, perché alla fine la segnalazione si trasforma in un incarico, semplicemente sequenzialmente. A questo punto dipende, diciamo così, una scelta puramente grafica, preferisco farlo su un diagramma unico più lungo oppure 2 diagrammi separati, sapendo che quando finisce il primo inizia il secondo. Il token è la prosecuzione.
il token di partenza e la segnalazione, che poi eventualmente diventa un incarico. In qualche modo, a livello di processo, posso fare la stessa cosa che ho fatto qui a livello di classi. Per comodità mia le ho fatte separate, anche se so che c'è una relazione 1 a 1 tra le segnalazioni e gli affidamenti, e quindi anche tra un token che gestisce la segnalazione e un token che gestisca la riparazione. Quindi, per mia facilità di disegno, sceglierò di farne due, uno per la parte cittadina e l'altro per la parte della squadra. E poi ci servirà almeno un processo, direi uno, per quanto riguarda il lavoro che deve fare il caposquadra sull'app. Quello è un processo separato, fa cose separate, e poi ovviamente interagirà col processo di riparazione, col sistema centrale, perché si devono scambiare informazioni. Così vediamo questo scambio di informazioni. Quindi, cominciando a creare questi diagrammi, io creerei un diagramma di attività che posso chiamare segnalazione, in cui facciamo swim lane, così magari dove sono già. Questi qua. Sicuramente ho il cittadino come attore, eventualmente ho il sistema, forse, vediamo, poi lo scopriremo, ma di sicuro è un'attività svolta dal cittadino. Poi un secondo diagramma delle attività che posso chiamare gestione guasto, gestione intervento, se di più, che coinvolgerà l'ufficio, come si chiamava? Ufficio manutenzione e sicuramente il sistema. Avrò un altro processo che è il caposquadra, quindi relativo, chiamo app del caposquadra, dove l'attore primario ovviamente è il caposquadra, poi vediamo se sarà anche sistema o no. Io lo metto, poi se non ci saranno attività svolte lì dentro lo cancelliamo. Quindi noi immaginiamo che parta un token qui dal cittadino che fa la segnalazione, questa segnalazione quando è completa, va a buon fine, passa dall'ufficio manutenzione, il quale cerca in qualche modo di assegnare una squadra, ovviamente per farlo dovrà comunicare col caposquadra attraverso la sua app, mandando dei segnali, quando lui accetta, torna indietro e l'intervento va avanti. E alla fine l'intervento si conclude. E poi ci sarà, come dicevamo, il diagramma delle attività sulla premi trimestrali, che è un diagramma di attività molto più semplice, gestito dall'ufficio promozione e dal sistema. Ok? E giovedì cominciamo a riempire queste attività. Domani c'è il laboratorio.